E noi ci siamo espressi con la società, con l'US Ferminianese, dicendo che non eravamo molto favorevoli per il fatto che comunque sia uno, l'amministrazione non è stata minimamente coinvolta, quindi sono due accordi privatistici tra due società, dove il fatto è che l'US Ferminianese gestisce l'impianto sportivo comunale appunto in autonomia rispetto all'amministrazione, perché lo ha dato completamente in gestione alla società. E il fatto che soprattutto magari secondo me era giusto e doveroso dover risolvere il problema del Juventus Fano direttamente a Fano e non portare praticamente a migrare la squadra in qua e là, rischiando comunque sia anche magari di poter creare eventuali casini o disordini, perché comunque sia c'è una forte tensione in merito a questa società e non vorrei che questa tensione, che si è, no, si è più volte vista sia nei giornali e nei social, debba ricadere nella nostra cittadina. Sicuramente tutti quanti i tifosi sono bravissimi e inneggeranno l'Alma Juventus Fano, però comunque sia lo stadio di Fermiano è uno stadio piccolino, non è uno stadio grandissimo, e quello che abbiamo detto noi, praticamente comunque sia la problematica della gestione dell'ordine pubblico, è una gestione importante. Ripeto, non vorrei che vi fossero magari, capito, un sovrannumero di tifosi praticamente rispetto alla capienza dello stadio, ma soprattutto vorrei che tutto fosse rispettato al massimo praticamente per evitare qualsiasi disordine. È una richiesta ormai vecchia, perché l'abbiamo fatta ai primi di agosto, l'abbiamo fatta una ventina di giorni fa, nella quale dicevamo appunto al prefetto che sottolineiamo il fatto, uno, che comunque sia i problemi di Fano debbano essere risolti a Fano, non a Fermignano facendo migrare le società, e la seconda cosa praticamente dove dicevamo il fatto che comunque eventualmente di valutare tutte le possibili opzioni per eventualmente gestire meglio l'ordine pubblico, cosa che la prefettura sa fare a regola d'arte, sa fare quindi come proprio mestiere, quindi è che noi ci rimettiamo a loro appunto in merito a questa situazione, perché comunque sia le squadre che possono arrivare sono squadre molto blasonate, l'US Ferminianese fa un campionato di promozione, quindi un campionato inferiore, di categoria inferiore rispetto a quello che comunque sia l'eccellenza e del blasone dell'Alma Juventus Fano può portare praticamente a Fermignano. Può essere da una parte un plus valore, ma da una parte anche una problematica nella gestione.